Partita storicamente molto sentita. Vediamo qui i due capitani che si danno la mano, Marco Frigo con il 13 per Asiago e Luca Roffo con il 23, e assieme al Verona che ha battuto il Monreale e le altre quattro squadre già qualificate. La settimana prossima scade il bando al piede per tutta la settimana, l'ha tolta solamente ieri prima dell'allenamento, però ha stretto i denti ed è qui a giocarsi questa partita. Il disco per Zerdi, segnato il primo minuto, Zerdi in avanzo indisturbato, Zerdi in il tiro e il gol di Simsic. Nessuno che è andato a contrastare l'inserimento di Zerdin che ha passato indisturbato. Il disco per Simsic, ora per Delfino, da lì fa male e così è. Asiago che incredibilmente veramente non reagisce. Lievore fuori abbondantemente alla sinistra di Stella, ancora Lievore, il disco ancora lì. La parata e il gol in tuffo di Dalben dopo che Stella e Frigo non sono riusciti a fermarlo. Delfino che vedremo a chi cercherà di passarla, cerca di passarla a Roffo, quasi arriva un autogol da parte di Cantele che non si era ravveduto che il disco stesse arrivando. Disco per ancora il disco lì, ancora Delfino a toccare il disco tra le gambe di Stella. Vicenza nella fattispecie era Munari. Disco ancora per Baldan, scusate, il tiro e il gol di Munari, 5-0. Notte fonda per l'Asiago. Passa a Cantele, il disco passa ma non arriva a destinazione. Cantele che passa a un avversario, Zerdin che fa quello che vuole. Zerdin tiro e il gol di Zerdin che si fa beffe della difesa dell'Asiago. Ora in possesso di Lievore. Frigo, il tiro e l'autogol di Rodeghiero. Autogol di Andrea Rodeghiero che spiazza Olando. Bertot si va a chiudere in un angolo, si va a complicare le cose, infatti il disco glielo ruba Zerdin. Bertot e Zerdi e Lonkar a dirsene quattro. Gli arbitri forse avrebbero dovuto intervenire un attimo prima che la partita arrivasse a questo punto. Fertile a contrastare Frigo, il disco per Delfino, il disco e ancora credo autogol. Non ho visto bene, ma credo un altro autogol da parte stavolta di Simone Pertile. Munari che cercherà Roffo, no, invece tira. Disco per Baldan che prende in faccia basso sulla pressione, gli ride anche in faccia. Vicenza che continua a giocare, il tiro di Munari. Zerdi che va alla doppia velocità, disco ora per Delfino, il disco al centro per Zerdin e il tocco sotto porta per il 9-0. Arriva la seconda pressione, disco rubato davanti alla porta e buonanotte al secchio. Quando vai a dribblare o sai quello che fai o è giusto che tu stia in panchina. Asiago che subisce un clamoroso 10-0. Quanto ho visto qui in via 5, diciamo che Asiago ha avuto tre partite con tre sconfitte, Padova, Milano e Vicenza, questa clamorosamente ampia nel risultato. I prossimi due avversari si chiamano Cittadella che è davanti in classifica e Ferrara che è a pari punti in classifica.